Siamo qui presso il Dino Besso di San Nicolò a Tordino, dove è appena terminata la partitella in famiglia. Il tecnico Marco Pomante ha fatto svolgere un allenamento congiunto ai SOI dopo che la squadra si era allenata anche in mattinata e dopo l'annullamento del test amichevole a Roccaraso contro la Casertana. Un Città di Teramo che è stato inserito nel girone F del campionato di Serie D, un girone competitivo, un Teramo che è ancora vigile sul mercato. Ora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del direttore sportivo Paolo D'Ercole. Che partivamo nel girone F, lo sapevamo, meno male le squadre erano quelle che ci aspettavamo, sono state confermate anche le laziali dell'anno scorso, quindi Roma City e il Sora, quindi diciamo che il girone era quello che ci aspettavamo, pensavamo forse che partiamo con 20 squadre, è rimasta a 18, va bene così. Per quanto riguarda la nostra posizione, penso che non possiamo stare a pensare oggi qual è la posizione, dobbiamo fare il massimo che possiamo fare. Le squadre favorite sono quelle che hanno comunque dichiarato apertamente che vogliono giocarsi il campionato fino alla fine, noi saremo lì per dargli fastidio, poi vedremo cosa succederà. Quindi le squadre che partono favorite sono l'Aquila, la San Benedettese, su tutte. Il Teramo comunque punta a fare un campionato in alto. Teramo punta a fare il massimo che deve fare, come è partito 2 anni fa, come è partito l'anno scorso, e quest'anno parliamo di Serie D, quindi partiamo da un campionato nazionale, campionato con tantissime squadre in questo girone che è molto difficile, tantissime squadre importanti, tante piazze importanti, che questo non è da sottovalutare. Vedremo poi cosa succederà, anche c'è l'Ancona, perché la gente sta pensando a tutte quante queste altre squadre, ma comunque c'è l'Ancona, c'è la Città Novese, ci sono tante squadre importanti. La sorpresa quale potrebbe essere? Speriamo di essere noi. Ecco, facciamo anche il punto sul mercato. A che punto siamo del mercato e cosa stai guardando? Insomma, nomi non ne fai, ma il Teramo ha una rosa competitiva. Qual è il reparto che va puntellato, dove hai puntato l'obiettivo? Ma non ci sono reparti specifici, bisogna guardare un po' tutto, bisogna vedere quello che il mercato ti offre, quello che è la necessità della squadra, vediamo quello che ci offrirà, e al momento siamo contenti del lavoro che stanno facendo, perché stanno facendo un grandissimo lavoro. Oggi è l'unico giorno che non c'è il caldo, quindi hanno sofferto tanto, sì, iniziamo a respirare un po' e stanno lavorando benissimo, questo non avevo dubbi, perché questo staff è qui da 3 anni per un motivo specifico, perché sanno lavorare bene e quindi sanno dare e cacciare qualcosa in più anche ai ragazzi che devono ancora crescere. Ascani è andato via, Di Giacomo state valutando se tesserarlo? Ma Di Giacomo c'è soltanto una questione di trattative tra società, quindi penso che potremmo chiudere, ma parliamo di un ragazzo 2008, quindi un ragazzo che deve ancora crescere tanto, che deve ancora fare tanta strada, si sta disimpegnando bene, vediamo cosa succederà.